Con l'aumentare dei test, una notizia che fa ben sperare su una maggiore velocità degli esiti. Intanto, a Sonda, l'ospedale Covid-19, la pressione resta alta. È avvenuto a Poggi Ridenti, pesante l'accusa nei confronti di un uomo che voleva vendicare una presunta violenza sulla propria compagna. I controlli dei carabinieri pizzicano anche alcuni furbetti dell'autocertificazione, un corriere che spacciava in divisa da lavoro. Quest'oggi, alla presenza del questore e del prefetto di Sondrio, celebrazioni per l'anniversario di fondazione della Polizia di Stato. Il nostro pensiero a chi combatte il virus in prima fila. Buonasera ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Il coronavirus non ha risparmiato neppure la casa di riposo di Chiavenna, dove ha aggredito anziani operatori. Il presidente Gianfranco Boffi, annuncia però che la cura degli ospiti può contare ora anche su una novità poco invasiva, ma che insieme ai tamponi riesce a dare risposte molto importanti in fatto di diagnosi. Capiamo meglio di che cosa si tratta. Era noto da settimane, il coronavirus non ha risparmiato neppure la casa di riposo di Chiavenna, dove ha aggredito, lo conferma il presidente Gianfranco Boffi, ospiti e operatori. Tutte le energie sono ora rivolte al tentativo di circoscrivere il disagio, la cura dei malati e all'assistenza la più adeguata possibile di tutti gli ospiti. E ad oggi contiamo più decessi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, anche se non tutti sono ascrivibili all'epidemia in corso. Tutti i casi sospetti in ogni caso sono in isolamento ed ora sono in corso i tamponi per rilevare i contagiati in modo anche da poterli trattare in modo più specifico. La cura degli ospiti può contare ora anche su una novità poco invasiva ma che insieme ai tamponi riesce a dare risposte molto importanti in fatto di diagnosi. C'è una novità che abbiamo introdotto nell'indagare le complicanze della malattia. Abbiamo raccolto le indicazioni sorte da fonti autorevoli e sono in corso le ecografie polmonari. Mezzo non invasivo che consente di identificare le complicanze polmonari in modo da poterle trattare molto precocemente, prima che si evidenzino con manifestazioni cliniche importanti. Il presidente della Fondazione Casa di Riposo Città di Chiavenna, in un avviso sulla home page del sito, ricorda le operazioni messe in atto per arginare l'ingresso del virus nella struttura. Abbiamo da subito, anche prima delle direttive nazionali o regionali, messo in atto tutte le misure di profilassi di difesa biologica contro il virus. Qualcuno ricorderà tra queste la chiusura totale delle visite da parte dei familiari, un'iniziativa severa ma necessaria al contenimento dell'epidemia. Nell'emergenza dispositivi di protezione individuali, la casa di riposo di Chiavenna ha potuto contare su aiuti preziosissimi. Il personale è stato dotato degli idonei dispositivi di protezione individuale necessari per evitare il contagio e la diffusione del virus. Il tutto è stato possibile anche grazie al contributo di aziende locali quali la Dispotec o dell'Associazione Trevalli, che ha mantenuto il rifornimento di camici, visiere, mascherine tecnologicamente avanzate in un momento difficilissimo per questo mercato. In pratica erano quasi impossibili da trovare. L'informazione ai familiari circa la situazione sanitaria degli ospiti è costante. I ranghi ridotti per malattia mettono a dura prova la resistenza di quanti si trovano ora a operare nella struttura, ma tutto il personale, ognuno nel proprio ruolo, mostra competenza, tenacia e responsabilità. Abbiamo un ottimo staff medico guidato dalla dottoressa Pelanconi, che è specialista in geriatria e che segue con sensibilità e competenza tutti gli ospiti. Della Vita, il sindaco di Chiavenna, si è mantenuto in costante contatto con noi ed è di notevole supporto, specie nei rapporti con le autorità sanitarie di riferimento, quali la TS di Sondrio, l'Agenzia Territoriale Sanitaria. Ricambia ringraziamento il sindaco di Chiavenna, Luca Della Vita. Teniamo duro usando tutti gli strumenti possibili per la cura dei nostri ospiti, con trasparenza e passione, anche attraverso la sperimentazione di nuove possibilità come quelle delle ecografie polmonari, per le quali va il nostro ringraziamento al dottor Domenico Chirico.
La Polizia Locale di Chiavenne Uniti, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ha notevolmente incrementato i controlli sul territorio di competenza in questi giorni di avvicinamento alle festività pasquali. Solo nella giornata di ieri sono state sanzionate 13 persone per inosservanza delle disposizioni a tutela della salute. La Polizia Locale, come da disposizione della Questura di Sondrio, effettuerà nei prossimi giorni vari controlli anche nelle seconde case o nelle baite di montagna. Si ribadisce l'obbligo di stare nella propria abitazione. Rimane in vigore l'ordinanza del sindaco di divieto assoluto di utilizzo di piste ciclabili e di accesso ai parchi giochi. Finora i tamponi effettuati venivano inviati in laboratori specializzati di fuori provincia, pochi e tutti oberati di lavoro. Ora si cambia, questione di giorni, e saranno processati direttamente al laboratorio di analisi di Sondrio. Sentiamo. Una notizia che fa ben sperare nella lotta alla diffusione del coronavirus. Entro la fine della settimana prossima le analisi dei tamponi effettuati in provincia avverranno nel laboratorio di Sondrio. Il laboratorio di analisi della SST diretto dal dottor Antonio Croce in questi giorni si è infatti dotato della strumentazione necessaria, ha completato la formazione dei tecnici ed è in attesa di ricevere i reagenti, elementi indispensabili divenuti difficili da reperire sul mercato da quando è iniziata l'emergenza sanitaria. Finora i tamponi venivano inviati in laboratori specializzati di fuori provincia, pochi e tutti oberati di lavoro. Poterli processare direttamente a Sondrio significherà avere esiti più veloci, fattore di notevole importanza se si considera il continuo aumento dei tamponi effettuati, 186 soltanto ieri, per effetto della nuova organizzazione approntata dalla SST per far fronte alle necessità di controllare le persone guarite e quelle poste in quarantena obbligatoria, oltre ai nuovi sintomatici e agli operatori sociosanitari. La SST opera attraverso gli ambulatori mobili nei gazebo allestiti all'esterno nei presidi territoriali di Sondrio, Bormio, Morbegno, Chiavenna e Dongo, utilizzando il sistema drive-thru. I pazienti automuniti nelle condizioni di muoversi raggiungono l'ambulatorio mobile nel giorno e all'ora stabiliti per essere sottoposti al tampone, una procedura semplice e veloce della durata di pochi minuti che le infermiere eseguono attraverso il finestrino dell'auto. Infine, i dati dal fronte dell'ospedale Covid-19 di Sondalo, su cui la pressione continua ad essere alta. Tra la giornata di ieri e le 10 di stamane sono morte due donne, mentre 11 pazienti guariti hanno lasciato l'ospedale. 4 i nuovi ricoveri, tutti uomini. Le istanze degli enti locali della Val Chiavenna e del Tiranese a tutela dei lavoratori frontalieri e della salute pubblica dei territori in questa difficile emergenza sanitaria, prima dell'interlocuzione con il governo dei cantoni grigioni. Questo è il contenuto della call alla quale ha partecipato oggi Massimo Sertori, assessore regionale agli enti locali e ai rapporti con la Confederazione Elvetica, presenti il presidente della provincia Elio Moretti e i presidenti delle comunità montane della Val Chiavenna, della Valtellina di Tirano e i sindaci del territorio. Nel corso della riunione l'assessore Sertori ha annunciato anche la convocazione per martedì 14 aprile di un incontro in videoconferenza tra Regione Lombardia e il Cantone dei Grigioni. Questo subdolo e invisibile virus non conosce confini, spiega l'assessore Sertori, e dal tavolo di oggi è emersa la preoccupazione e quindi l'appello affinché il Cantone dei Grigioni applichi le medesime norme italiane per prevenire il coronavirus, compresa la serrata delle attività non ritenute essenziali, misure che in Italia verranno prolungate quasi certamente fino al 3 maggio. Ha versato benzina sui tubi del gas e ha poi appiccato il fuoco. È finito in arresto per tentata strage un uomo di 48 anni. Superlavoro e non poche sorprese in queste ore per i carabinieri impegnati nel controllo del rispetto delle limitazioni agli spostamenti. I particolari nel prossimo servizio. In arresto per tentata strage e atti persecutori, la misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri di Teglio al termine delle indagini della compagnia di Sondrio scaturite in seguito a un pericolosissimo incendio. Tutto inizia due giorni prima, al tramonto, quando un uomo di 48 anni e una donna di 31 si presentano sotto casa di una famiglia di Poggi Ridenti per minacciare pesantemente un uomo e suo figlio. Secondo la coppia, il ragazzo avrebbe abusato della donna e sono lì per farsi giustizia da soli. A quel punto sono stati allertati i carabinieri e la coppia si è allontanata. Passano soltanto due giorni e nel buio della notte il proprietario di casa nota il bagliore delle fiamme che stanno interessando l'esterno dell'abitazione.
Accorrono allora i carabinieri e i vigili del fuoco e l'incendio è domato. Qualcuno ha versato della benzina sul contatore, i tubi del gas e poi ha appiccato il fuoco. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di attribuire la paternità del gesto al 48enne che solo 2 sere prima aveva pesantemente minacciato la famiglia. E oltre all'attività di supporto alle popolazioni in un momento difficile, è intensa in queste ore l'attività dell'Arme in aggiunta ai controlli per verificare il rispetto delle limitazioni agli spostamenti. Così un uomo di 35 anni di Berbenno, dipendente di una nota azienda di recapito Poste Pacchi, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sapendo che sono pochi i veicoli autorizzati a circolare, tra questi i mezzi dei corrieri e di coloro che consegnano corrispondenza, l'uomo ha creduto di poter agire indisturbato. Sfruttando il furgoncino utilizzato per fare le normali consegne, la sua tuta da lavoro con il logo dell'azienda e una busta di plastica di quelle comunemente utilizzate per spedire pacchi, l'uomo vi aveva inserito all'interno più di 40 grammi di droga tra hashish e marijuana. Essendo lui noto ai carabinieri della compagnia di Sondrio perché già in passato trovato in possesso di droga, è stato fermato lungo la statale 38. Con la motivazione di essere in giro a consegnare corrispondenza, l'uomo si è sentito al sicuro, ma i militari hanno voluto approfondire il controllo e gli hanno trovato in prima battuta una modica quantità di droga, per poi rinvenire tra i vari plichi uno di questi accuratamente sigillato contenente il resto dello stupefacente. E sempre in tema di droga, a Villa di Tirano, i carabinieri di Teglio hanno individuato uno studente di 18 anni di Bianzone, già segnalato quell'assuntore. Avendolo notato fuori dal comune di residenza a girarsi irrequieto e tremolante, lo hanno fermato per un controllo, nel corso del quale gli è stata trovata una modica quantità di hashish e marijuana. Considerato che si trovava fuori dalla propria abitazione, dal proprio comune di residenza, il ragazzo ha redatto anche l'autocertificazione nella quale riportava quella che almeno per la prima parte è parsa essere la verità. Sono uscito di casa per andare da un mio amico per acquistare sostanza stupefacente e poi in un negozio di alimentari. Poiché però a Bianzone c'è uno dei grandi supermercati della provincia e che a Villa di Tirano il giovane si è recato per acquistare droga, il giovane è stato anche sanzionato per violazione del DPCM. Guai di autocertificazione anche per una 32enne della provincia di Lecco, fermata per un controllo da una pattuglia della stazione carabinieri di Teglio mentre camminava a piedi lungo la statale. La donna sosteneva di essere uscita di casa per assistere l'anziana madre che vive a Sondrio. A quel punto le è stato fatto notare di trovarsi ben oltre il capoluogo, ma lei si è giustificata dicendo di essersi addormentata in treno e di avere così saltato la stazione giusta. A quel punto è stata lasciata proseguire, ma i carabinieri erano intenzionati a verificare l'originale storia. In realtà non c'è stato bisogno di particolari accertamenti, perché la mattina successiva, nell'eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 48enne del luogo, gli stessi carabinieri hanno trovato la donna nell'appartamento dell'uomo e l'hanno deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sondrio per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, oltre a sanzionarla per violazione del DPCM. Buoni spese alimentari, pasti a domicilio, sostegno economico per l'affitto, aiuti alle famiglie con minori a cui si aggiungono assistenza e donazioni. Nell'emergenza sanitaria che ha aggravato i problemi economici che già affliggevano molte famiglie, l'amministrazione comunale di Sondrio, potendo contare anche sulle risorse di Regione Lombardia, ha da subito definito una serie di misure di sostegno per ridurre l'effetto della pandemia sulla vita quotidiana delle persone. Per qualsiasi informazione relativa a queste misure per eventuali richieste di aiuto, è possibile rivolgersi agli operatori dei servizi sociali del comune chiamando dal lunedì al venerdì lo 0342 526 428. E a Sondrio, quest'oggi rigorosamente a porte chiuse, le celebrazioni per il 168esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato. Vediamo il prossimo servizio. Un anniversario della fondazione della Polizia di Stato anomalo, quello celebrato nella mattinata di oggi con la deposizione di una corona d'alloro ai caduti della Polizia di Stato, alla presenza del prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello, e del questore del capoluogo, Angelo Giuseppe Re. Una celebrazione a porte chiuse, come da protocollo anti-coronavirus. Oggi anche a Sondrio abbiamo celebrato il 168esimo anniversario della Polizia di Stato. L'abbiamo celebrata deponendo una corona al monumento dei caduti all'interno della questura con il signor prefetto. La cerimonia si è conclusa con una preghiera ai nostri caduti. Non è il momento di fare bilanci di attività, non è il momento di parlare di successi, di attività di polizia, di attività di ordine pubblico. Possiamo soltanto dire che
la sicurezza nella provincia di Sondrio anche quest'anno non ha creato eccessivi problemi. Siamo una delle città più sicure d'Italia e dobbiamo continuare ad essere così. Però il nostro pensiero oggi va a chi è caduto in questo periodo per contagiato dal coronavirus, anche dei poliziotti e non solo dei poliziotti, e naturalmente il nostro pensiero va agli operatori sanitari e medici che stanno combattendo in prima fila. Un invito, oltre agli auguri di Pasqua per tutti i cittadini della provincia di Sondrio, un invito a continuare ad osservare le disposizioni che sono state emanate a livello nazionale, a livello regionale, per impedire che questo coronavirus si diffonda oltre. Non perdiamo in un giorno tutti i sacrifici che abbiamo fatto in queste settimane. Grazie. Assegnate da Regione Lombardia al Comune di Tirano 2.400 mascherine, una fornitura utile ma purtroppo non in numero sufficiente per assicurare una consegna a tutti i residenti. Per questo motivo l'amministrazione ha deciso di destinare i presidi prioritariamente alle persone con più di 70 anni che possono essere più a rischio e che potrebbero avere maggiore difficoltà nel reperirle. Le mascherine, due a persona, saranno consegnate direttamente a casa dai volontari della Protezione Civile, con la raccomandazione di non uscire. Il fine settimana pasquale porta anche un giro di vite sui controlli per automobilisti e pedoni. Non mancano gli indisciplinati anche sul mancato utilizzo delle mascherine. Il dottor Francesco Inzirillo ha preso carta e penna scrivendo direttamente al sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini. Caro sindaco, così non va bene. Il prossimo servizio. Siamo alla prova del 9. Il restiamo tutti a casa e andrà tutto bene. Vacillano davanti alla voglia di evasione degli italiani. Molte, troppe le segnalazioni che ci arrivano anche sul mancato uso delle mascherine. Si teme poi l'effetto ponte vacanziero, una specialità olimpica nella quale noi italiani siamo sempre sul podio. Ora il ponte di Pasqua, poi il 25 aprile, infine quello del 1 maggio. A tal proposito, già da questa mattina e per tutto il fine settimana, posti di blocco e severi controlli su tutte le strade della provincia. Nel mirino le seconde case, ma anche le gite fuori porta o i comportamenti semplicemente irresponsabili. Previsti controlli anche con i droni. A tal proposito c'è la lettera denuncia del dottor Francesco Inzirillo, medico chirurgo in forza a Sondolo e Sondrio, e attualmente impegnato nella lotta al Covid-19. Il dottore si è rivolto direttamente al sindaco di Sondrio Scaramellini. Purtroppo, con rammarico, devo constatare che i cittadini sondriesi non si stanno comportando bene e lo posso affermare per esperienza personale, spiega appunto il medico. In centro a Sondrio ho visto una città tutt'altro che in quarantena, gente ovunque a passeggio e tantissimi senza mascherine. Ogni giorno noi medici scendiamo in campo e lottiamo non per spirito di eroismo, ma per senso del dovere. Ci esponiamo in prima linea e lo facciamo con grande professionalità. I nostri sforzi vengono però così vanificati. Le scrivo, conclude il dottore, perché voglio chiederle di fare tutto il possibile in suo potere per favorire l'aderenza dei sondriesi alle restrizioni decretate dalle istituzioni nazionali. Così si conclude la lettera appello del dottor Francesco Inzirillo, che lo ricordiamo è medico chirurgo in forza a Sondalo e Sondrio. Ci associamo dunque a questo appello, anche perché se dovessimo abbassare la guardia ora, proprio ora, tutti i sacrifici fatti in queste settimane potrebbero essere davvero inutili. A2A aumenta il sostegno a famiglie e imprese in difficoltà a seguito del protrarsi dell'emergenza coronavirus. Nello specifico, A2A Energia conferma la sospensione delle attività di sollecito dei pagamenti e di interruzione delle forniture su tutto il territorio nazionale e continuerà a sostenere le famiglie, gli esercizi commerciali e le imprese in difficoltà che potranno concordare le misure che si renderanno necessarie in termini di agevolazioni e rateizzazioni senza alcun aggravio di interessi di mora. I clienti che stanno attraversando particolari situazioni di disagio economico, che sono in cassa integrazione o beneficiano di altre misure di sostegno al reddito, possono contare sul supporto e sull'aiuto concreto di A2A Energia, contattando il servizio clienti ai numeri reperibili direttamente in bolletta o sul sito www.a2aenergia.eu.
È una Pasqua del tutto particolare quella che ci apprestiamo a vivere. Meno simboli e tradizioni come la Via Crucis del Venerdì Santo, ma forse avremo più momenti di raccoglimento personale e di riflessione. Ne parliamo nella nostra rubrica di approfondimento. Monsignor Abbiati, ci apprestiamo a vivere una Pasqua sicuramente del tutto particolare. Che riflessione possiamo fare? Siete venuti a chiederlo a un prete anziano che si ricorda le Pasqua del primo dopoguerra, primi anni dopoguerra, che si ricorda quando è arrivata la televisione e al Venerdì Santo c'era solo il segnale della Rai 1 con musica sacra o musica religiosa. Allora, la mia riflessione di questi tempi è che abbiamo avuto, senza cercarla, perché nessuno l'avrebbe cercata, la possibilità di vivere questa Pasqua riflettendo di più. Le celebrazioni sono forzatamente assenti o comunque arrivano attraverso la televisione, che è prezioso come dono. E allora abbiamo più tempo per riflettere. Fondamentalmente la Pasqua ci parla della sofferenza, del dolore, quello di Gesù, e siamo chiamati a metterci di fronte a questo dolore, a questa sofferenza, per capire che significato ha, ma metterci col nostro dolore, con la nostra sofferenza, davanti alla Pasqua di Gesù. Perché è la nostra sofferenza, il nostro dolore che ci fa capire perché abbiamo bisogno della Pasqua. Io ricordo una decina d'anni fa, forse più, sono rimasto colpito nel Museo del Duomo di Toledo da un crocifisso e si vedeva crocifisso normale, Gesù che muore in croce. Poi c'era uno specchio dietro al crocifisso e si vedeva l'altra faccia di quel crocifisso, dello stesso crocifisso, e sulla croce c'era l'immagine di Gesù glorioso, risorto. Sono i due volti della Pasqua. E noi possiamo alimentare la speranza quando guardiamo al nostro dolore, alla nostra sofferenza, perché di fronte abbiamo la sofferenza di Gesù che ci salva. Io penso che negli ultimi anni, un decennio forse, abbiamo vissuto la Pasqua da soli, con noi stessi. Quest'anno nessuna televisione ha fatto la domanda alle agenzie turistiche: dove vanno gli italiani? Quali sono le mete degli italiani? Mi sembra interessante come riflessione. Siamo di fronte alla nostra vita e la nostra vita ha questa verità, quella della sofferenza, della fatica, del dolore, che chiede salvezza, che cerca salvezza e la trova in Gesù che condivide la nostra sofferenza e la trasforma in vita. Una riflessione finale. Questa pandemia ha svuotato la nostra vita di tante cose che prima ci sembravano importanti e basilari, che forse invece sono abbastanza inutili. Pensiamo a molti momenti di convivialità, a tante uscite, a tante cose che ci permettevano appunto di avere una vita, diciamo così, fra virgolette, mondana. Ecco, possiamo in qualche modo sfruttare questo aver svuotato la nostra vita di tante cose più o meno inutili per riempire la nostra vita con qualcosa di più prezioso, di più importante? Io direi che dobbiamo farlo. Noi non sappiamo come usciremo, neanche quando, per la verità, ma soprattutto non sappiamo come usciremo da questa esperienza, e questa esperienza è giusto che segni la nostra vita. Perché quello che ci manca tante volte è la sincerità, cioè la capacità di guardare la verità della nostra vita. Quello che dicevi tu è che noi tante volte abbiamo tamponato, mascherato tutto questo con le nostre capacità. E quando ci troviamo indifesi, esce con maggiore chiarezza la verità sulla nostra vita. Questa è un'occasione preziosa che non avremmo cercato, nessuno di noi avrebbe cercato. Ma adesso l'abbiamo in mano questa possibilità e dobbiamo cercare di tenerne conto. Non siamo così capaci di dare un senso compiuto alla nostra vita da soli.
lo possiamo fare solo insieme agli altri e per noi cristiani insieme a Gesù, che ci dona la sua vita perché diventi anche vita per noi. E ora i video, quelli che mandate al nostro numero WhatsApp 392 80 80 870 direttamente dalle vostre case. Vediamone insieme alcuni. Ciao amici di Telesondrio News, sono qui anch'io per ricordarvi che in questo periodo possiamo stare a casa e impiegare il nostro tempo per fare tutte quelle cose che abbiamo rimandato, leggere quel libro o imparare quella ricetta che da tanto tempo vogliamo fare ma non abbiamo mai avuto l'occasione. Rimaniamo uniti, semplifichiamo il lavoro al personale sanitario e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea in questa emergenza e stiamo a casa. Andrà tutto bene, vedrai. Più stiamo a casa e prima si risolve questo brutto periodo. Avremo tutto il tempo che vogliamo poi per poter uscire, divertirci, riabbracciarci, far passeggiate, qualsiasi cosa. Buona Pasqua a tutti! Dalla famiglia Vattini! Dai più grandi ai più vicini! Lontani ma vicini! Felice anno nuovo! Lontani ma vicini, insomma. Con questi video noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al TG che ci sarà anche domani sera. Arrivederci a tutti e col prossimo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Buona serata. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna. Da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna. Abbigliamento, borse, accessori e calzature. A Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari. L'idea che non avevi in testa. A Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19. Giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.